Salve a tutti ragazzi e bentornati in My Social. La serie su Spider-Man 2 è finita, purtroppo, ma è stata una grandissima avventura. Ma in questo video voglio andare ad analizzare ed approfondire il finale segreto e tutti quegli elementi che ci fanno immaginare a cosa verrà dopo questo Spider-Man 2. Non si sono regolati. Perciò qui sotto, vedete, vi ho diviso gli argomenti. Li andremo a trattare uno ad uno. Ovviamente non mi sono preparato niente. Vorrei che fosse una chiacchierata. Voi sotto nei commenti fatemi sapere che ne pensate. Qual è la vostra teoria? Che cosa vi aspettate in un ipotetico Spider-Man 3? Ma siete sicuri che arriverà? Andiamo a parlare un attimo del finale. Si dice, se chiude una porta si apre un portone. Qua hanno aperto il cancello. Si arriva allo scontro finale con Venom, che ha preso possesso completamente del corpo di Harry. C'è tutta una vena romantica del combattimento nella scuola, nei vari ambienti, lì sul campo da football dove era successo quella cosa con la mamma, nella palestra dove c'era stata l'avventura della chiavetta. Quindi si ripercorre in un modo diverso la vita e l'amicizia di Harry e Peter. Quello è stato veramente straziante. Ma io dico, se si può piangere con un gioco di Spider-Man, esauriamo un po' quel discorso che partiva dal primo Spider-Man, l'amicizia tra Harry e Peter. Si arriva allo scontro finale, i due Spider-Man vincono. Però occhio, perché io vi ho sempre detto, quando Spider-Man vince, solitamente Peter Parker perde. E questo finale lo dimostra di nuovo. Spider-Man sconfigge Venom, ma a farne le spese è Harry. Vabbè, c'è sta cosa che ormai Miles ha poteri infiniti, addirittura con l'elettricità riesce a riportare tra noi Harry. Però questo contribuisce a far nascere l'odio che avrà Norman Osborn per Spider-Man. Che vediamo Peter che porta fuori Harry. Il primo ad arrivare è Norman Osborn. E in questo universo sappiamo essere un padre amorevole, un padre disperato per la situazione del figlio. Tant'è vero che è stato lui per primo a somministrargli il simbionte. Perché ricordatevi che all'inizio del gioco Norman Osborn passa il simbionte ad Harry. Quindi non sappiamo che è successo, sappiamo come lo hanno trovato. Credo l'abbiano studiato, perché sennò un uomo disposto a tutto pur di non cadere di nuovo in quello che ha già vissuto, ovvero la perdita della moglie. Vi ricordate quella scena, lui con la barba che fa le prove? Ricordatevela sta cosa, perché quando ce lo troveremo contro, e sono abbastanza sicuro che questo succederà, anzi, io vado in quella direzione, un Harry praticamente in stato vegetativo, ancora vivo sì, ma con poche speranze, con massima disperazione di Norman Osborn, viene menzionato il siero G. È il siero che darà vita al Goblin. Lo somministreranno ad Harry? E quindi sarà Harry che diventerà il Goblin? Penso proprio di no. Pure se nei fumetti Harry è stato un Goblin. Qui c'è il primo dubbio. È già stato Venom? È pure il Goblin? Io penso che no, non ci sta. Ora scopriremo come, ma credo che in un ipotetico Spider-Man 3 sarà Norman il Goblin. Per chi non lo sapesse, nei fumetti è questo siero che aumenta le capacità fisiche, però fa impazzire chi lo utilizza. Tant'è vero, Norman impazzisce, no? Diventa il Goblin. E ricordatevi che dal primo Spider-Man sappiamo che Norman Osborn stava lavorando ad una maschera, stava lavorando a delle armi, a degli oggetti. Non abbiamo visto ancora l'aliante del Goblin, però sappiamo che stava lavorando a quello, e tutto ci fa pensare che il Goblin è pronto per noi. Ma questo credo sia la cosa più scontata di tutte le cose che abbiamo visto. Poi c'è la seconda parte del finale, dove vediamo che la vita è andata avanti e viene confermato quello che per tutto il gioco, un po' di frasi buttate lì, ci stavano facendo capire, ovvero che da adesso sembrerebbe che sarà Miles lo Spider-Man ufficiale, mentre Peter si prenderà una pausa e si dedicherà al sogno che aveva insieme ad Harry. Quindi MJ e Peter continueranno la loro vita, mentre Miles sarà addetto a proteggere New York. Per quanto, qua ragazzi, possiamo andare a dividere in più vie quello che sarà il futuro del gioco. Secondo me le strade sono tre: DLC, Spider-Man 3, Miles Morales 2. Mi sembrano delle linee tracciate piuttosto nettamente. Che ci saranno dei DLC, siamo sicuri. Allora, uno ha un po' teaserato uno degli sviluppatori negli scorsi giorni, facendoci intendere che ci potrebbe essere qualcosa legato a Daredevil. Che ci fosse in questo universo, lo sapevamo già dal primo Spider-Man. In questo qui si menzionano degli avvocati amici di Spider-Man. Ci sarebbe anche Wolverine, a cui stanno lavorando, e prima o poi uscirà, e condividono tutti questo universo, che però è un universo diverso da quello dei fumetti, ve lo ricordo. In questo universo il camaleonte sembra essere il fratello di Kraven, è riuscito a sfuggire alla grande caccia. Il camaleonte, con delle sembianze ovviamente non sue, che ci vede scappare dalla sua villa, con una minaccia velata ci dice che
finirà quello che non è riuscito a fare Kraven. Di tutto quello che abbiamo visto in questo videogioco, questa è la cosa che mi interessa di meno. Lasciamolo là. Poi per me è sempre stato uno scagnozzo de Fisk perché guardavo il cartone, quindi proprio l'ultimo degli ultimi. Non mi interessa tantissimo. Mi interessa di più un ipotetico DLC su Carnage, perché la missione della fiamma, quella legata a Yuri Watanabe, seguendo quel filone scopriamo che la fiamma, questo fanatico, questo pazzo con cui aveva già avuto un passato Yuri Watanabe, non è nient'altro che Cletus Cassidy, quello che nei fumetti diventerà Carnage. Si legherà a un simbionte, a uno dei figli di Venom. Non approfondiamo, e daranno vita a Carnage. Follia omicida devastante. E servirà proprio l'unione dei poteri di Venom e di Spider-Man per sconfiggerlo. Quindi è una roba fortissima. Per questo mi interessa approfondirlo. Mi piacerebbe vederlo. Cioè, che cosa si inventano, soprattutto adesso che Venom non c'è. E voi mi direte, Mike, ma perché Carnage in un DLC e non in Spider-Man 3? Secondo me più DLC un po' per chiudere il discorso legato ai simbionti. Un personaggio così importante come Carnage, anche così figo e devastante, mettono in Spider-Man 3 alla mercé di gente che potrebbe non aver giocato una missione secondaria del 2, non ce lo vedo. E anche tutto il filone della storia mi sembra un discorso più legato a Peter e Wraith, a Yuri. Forse sconfiggere Carnage potrebbe portare a un'evoluzione ulteriore della nostra Yuri. E inoltre, ragazzi, non vi dimenticate una cosa, che alla fine del gioco Peter dentro di sé ha ancora il simbionte. Anch'io sono un po' combattuto perché il personaggio è veramente tanto figo, però pensateci bene, sarebbe un Venom più cattivo, più grosso in Spider-Man 3, ma tu l'hai già visto. Quindi mettilo in DLC e ciao. Poi non è neanche così facile da gestire tutta la questione simbionti, considerato quello che vi ho detto. Il dio dei simbionti, che quello è veramente importante, però è una facciolata. Basta dire sta cosa, è stupendo. L'altra via, e qua vado a bomba, vi parlo di Spider-Man 3. Per tutti credo che sia piuttosto scontato, soprattutto vedendo il finale segreto, quello che vediamo dopo i titoli di coda. C'è Norman Osborn che va a fare visita a Raft a uno dei suoi vecchi amici, ovvero il Dottor Octavius, nemico principale del primo Spider-Man. Ora, conoscete tutta la storia, conoscete quanto è stato importante per Peter e conoscete anche l'odio che ha il dottore verso Norman Osborn. Vi ricordo che insieme hanno fondato la Oscorp. Finché non c'è stato l'incidente di Martin Lee, il dottore si discosta, cade in disgrazia, fomenta un odio verso Norman. Nel primo Spider-Man vediamo come viene trattato, tutta la storia la conoscete. E il respiro del diavolo, l'attentato a New York, il rilascio di quella sostanza che immagino fosse stata creata da Norman Osborn per curare inizialmente Harry. Quindi vedete, c'è la storia nella storia. Era stato fatto dal dottore per mettere in ginocchio Norman Osborn. Quindi immaginate a che livello di disperazione è arrivato Norman per arrivare al dottor Octavius, che vediamo nella sua cella che ormai la sua malattia sta prendendo il sopravvento. Non ce la fa quasi a scrivere. Però poi abbiamo questo momento. Che cosa scrivi? L'ultimo capitolo. Allora, qua possiamo parlarne per ore. L'ultimo capitolo. È l'ultimo capitolo della trilogia di Spider-Man, quindi Spider-Man 3. O è un rimando a un albo, a una storia di Spider-Man che si chiama proprio L'ultimo capitolo. Io però non mi avventurerei troppo. Sappiamo che Insomniac ha preso ispirazione dalle varie storie. Per esempio, L'ultima caccia di Kraven è stata un'ispirazione per questo gioco. Potrebbe esserlo anche l'ultimo capitolo, o è semplicemente l'ultimo. Ora qua, ragazzi, sono sicuro che tornerà Spider-Man, quello Spider-Man che adesso è in panchina. Paradossalmente, per un ipotetico Spider-Man 3, io ho meno elementi di cui parlare. Io come Mike? Sì, perché secondo me prima di Spider-Man 3 ci sarà Miles Morales 2. Aspetta, o ci arrivo. Dando per scontato che ci sarà il Goblin e il ritorno del Dottor Octopus, mi sento di chiamarla. Credo che Norman, per convincere Octavius, lo curerà. Se vi ricordate, nella Foundation noi vediamo un braccio che si muove con la stessa tecnologia del Dottor Octavius, ma senza le problematiche che creava il prototipo di Octavius alla testa, no? C'aveva la malattia, però quel coso lo faceva impazzire. Poi paradossalmente Peter lo potenzia pure, ma questa è un'altra storia. Lo cura in qualche modo, potrebbe dargli anche una parte del siero G. Sicuramente gli dà la tecnologia e gli dà un modo per scappare. Chi ci sarà contro
Spider-Man nel terzo capitolo, qua raga è una Royal Rumble. Se contate i nemici quelli iconici di Spider-Man, bene o male l'abbiamo visti tutti. Tra quelli che ha fatto fuori Kraven, quelli che abbiamo già affrontato e chi è rimasto sono quelli. Quindi passiamo alla terza via, quella secondo me più probabile, Miles Morales 2. Magari un gioco più strutturato, più lungo come Spider-Man 2 o il primo Spider-Man, quindi proprio un gioco dedicato a Miles, ma mi sembra pure abbastanza chiamato. Non so che ne pensate, nel momento in cui mi dici che Peter si prende una pausa, è normale che io penso a quello. Cioè, separiamo le due cose mantenendo la stessa linea, perché poi tanto l'universo è quello e la storia è la stessa. E se ripensate al gioco che abbiamo giocato, all'evoluzione che ha avuto Miles, che ha chiuso delle sue storie, ha avuto un glow up. Più volte nella serie vi ho detto, il vero Spider-Man è Miles. Ha rubato la scena più volte, a parte per il costume finale, che era un po', ma che è sta merda, ah, vabbè, non è così male. Poi sono ritornato a che è sta merda, cambiamolo. Si va in quella direzione, tanta roba, mi è piaciuto un sacco. Il finale segreto ci apre delle porte clamorose e adesso ne parliamo. Però, valutando come è stato Miles Morales, puoi fare tanto, puoi giocarci tanto, no? È un qualcosa di più fresh, più young, più per i giovinastri. Puoi approfondire la storia di Miles al college, come si divide tra la scuola e l'essere Spider-Man. Adesso ha una fidanzata, pure quello è importante. E altre problematiche rispetto a Peter. Allora, passatemi sta cosa. A me Miles sembra un prodotto più per giovani. Cioè, con la scarpetta, il cavalletto figo, lui che fa musica. Cioè, lo stanno schiando veramente al top. Forse perché hanno più libertà rispetto a Peter. È lo Spider-Man delle nuove generazioni, considerando anche i film che sono una figata assurda. E inoltre ricordatevi che Miles, a differenza di Peter, è uno Spider-Man da poco tempo. Sta imparando, con tutto quello che ne consegue a livello di esperienza, a livello di quello che gli vuoi far fare. Perché Peter aveva già affrontato la maggior parte dei nemici che ha incontrato. Viene Sandman, sai che Sandman già l'ha affrontato, Rhino l'ha affrontato 200 volte, invece per Miles è tutta una novità. E non mi preoccuperei troppo della questione nemici, ed è già visto che con Tinkerer, che anche in quel caso lo hanno rivoluzionato, ripensato, vabbè. Cioè, che storia figa è stata? È vero che ce l'hanno legata all'emotività dell'amica, mista tra amore, capisci? Che finisce in quel modo, quindi ti tocca. Ma io, raga, che se loro scriveranno delle storie fighe, non c'ho il minimo dubbio. Mi vuoi mettere pure dei nemici nuovi, dei nemici più sconosciuti. Mi aspetto un ritorno di Martin Lee. E perché no, anche di Mysterio, anzi, di Quentin Beck. Per me lui torna come buono, potrebbe tornare addirittura come personaggio che aiuta Miles Morales. Io ho questa sensazione. Stessa cosa Martin Lee, che ha dei poteri clamorosi pure nei fumetti. Quindi, insomma, non è un personaggio di cui ti puoi liberare in 4-4-8. Secondo me potrebbe tornare come aiuto, visto che gli ha fornito i peggio poteri. È un personaggio che vedo più legato a Miles, così come vedo dei personaggi più legati alla storia di Peter. Cioè, io questa divisione che loro hanno fatto nel gioco ce la vedo pure in ipotetici nuovi giochi. E vi ricordo che il Dottor Strange deve un favore a Miles. Qua, vabbè. Sì, però io lo so che voi state qua per il finale segreto di Miles Morales. Vediamo questa scena dove finalmente la mamma ci presenta il nuovo fidanzato, la persona con cui sta uscendo, che ha una figlia che si chiama Cindy Moon. E noi non vediamo, la vediamo da dietro. Siete pazzi, pazzi! Perché, ragazzi, ci viene introdotta Cindy Moon, che nell'universo fumettistico non è nient'altro che Silk, che in alcune origini è stato morso dallo stesso ragno che ha morso Peter Parker, che prende il nome di Silk, come seta, perché lei ha l'abilità di creare delle ragnatele organiche. Questa è una Silk, però pure questa è una Silk. Non credo che vedremo questa Silk, ma non vedremo manco questa, vedremo la Silk, anzi la Cindy Moon, che creeranno loro. Ha più o meno gli stessi poteri di Spider-Man, meno forte, o ci scanniamo, perché secondo me vogliono introdurre una versione femminile di Spider-Man. Che esiste, ci sta, c'è Spider-Gwen, Spider-Girl, c'è sa mille. Non sappiamo se lei già c'ha i poteri, Sono sicurissimo che si arriverà a un punto che Miles sarà per Silk quello che Peter è stato per Miles, ovvero l'allievo e il maestro. Gli insegnerà ad essere Spider-Man. D'altra parte ho pensato, voi siete dei fottuti geni. In un gioco che secondo me sarà super teen, super young, un personaggio già giovanissimo, origine coreana, amante dei K-pop, rientra nella cultura nerd, detto lei che sarà super nerd e sarà pure un po' strana, quindi ci sarà quel momento awkward che si conoscono. Ma aspetto di tutto, guarda ragazzi, ho già capito Miles Morales 2. In mezzo ci saranno i nemici, ci saranno le avversità e ci sarà qualcosa che legherà
questi due, capiamo come nascono i poteri, come detto. E tutto quello che succederà in questo gioco costruirà poi Spider-Man 3. E perché no? Tre potrebbero essere tre Spider-Man. Chiuderei parlando di un'altra secondaria che però apre all'universo. La secondaria degli Spider-Bot che finisce in un certo modo. Scopriamo che esiste lo Spider-Verse. Però che si apra un portale dove c'è un personaggio che in realtà è stato tagliato dal film, questo è un discorso secondario. La cosa importante è che menziona esplicitamente Miguel. Chi è Miguel? Miguel O'Hara. Lo Spider-Man di Spider-Man 2099. Perché in quell'universo, in quella terra, non è Peter Parker, ma questo Miguel. Lo escludo. Però magari in Spider-Man 3 vediamo altri Spider-Man venire in questo universo. Nella grande storia, nella macro storia di Spider-Man, le cose grosse sono i simbionti, lo Spider-Verse, quindi gli altri Spider-Man qua e là. Abbiamo toccato qua, abbiamo toccato là. Secondo me la cosa più facile è quello. Cioè, finito Spider-Man 3, il prossimo Spider-Man fa il 2099. Io penso che loro, una volta che finiranno Spider-Man, se in mezzo non ci mettono Wolverine, poi possono passare ad altro. Quando monterò questo video sicuramente mi verranno in mente altre cose. Qualcuna me ne sarò dimenticata. Non vedo l'ora di giocare un prossimo capitolo. Infatti l'ho platinato, non so più che altro fa. Quindi datemi un altro. Ma ragazzi, fatemi sapere che ne pensate. Qual è la vostra idea sul futuro di Spider-Man? Grazie, grazie a tutti per il supporto. Non vedo l'ora di leggervi e alla prossima avventura.